Soccorso pubblico d'emergenza, posso aiutarla? Sì, vorrei denunciare un'effrazione. In una casa privata? Sì. Resti in linea, signora. Sì. Unità 22, mettetevi in contatto. Dottoressa, in casa tiene dei farmaci? No. Le hanno rubato qualcosa? No, niente, io non riesco a capire. È meglio che venga a dare un'occhiata. Oh mio Dio. Cosa tiene qui dentro? Incartamenti, le mie cose personali. Ma cosa potevano cercare qui in mezzo? Se non lo sa lei. E questo è positivo. Ma non ci hai ancora detto niente. E questo è negativo. Ascolta, se hai bisogno di me o se hai voglia di parlarmi, basta che schiacci il pulsante, giorno e notte. Anche se non sono qui, le infermiere sanno dove rintracciarmi. Hai capito? Cosa hai detto? Mi dispiace. Che cosa ti dispiace, Sharon? Un medico legale brucia tra le fiamme in seguito ad un incidente. Da dove viene questo Sharon? Com'è finito sul vassoio di Sharon? Non lo so. Che problema? Quest'articolo è stato rubato da casa mia. Come mai era sul vassoio di Sharon? Può avercelo messo chiunque. I vassoi li preparano in cucina e poi non li controlla più nessuno. Ma come sarebbe? Questa è un'ala di sicurezza. Voglio che... Scusami. Sono venuto a chiedere le notizie di Sharon. Mi hanno detto quello che è successo. Lei sta bene? Crede che l'ospedale sopravviverà se lei si allontana per qualche istante? Correrò il rischio. Io non capisco perché abbiano rubato quell'articolo da casa mia. Grazie. Di nulla. Evidentemente qualcuno vuole mandarle un messaggio attraverso Sharon. Ah, grandioso. Che cosa vogliono? Che dica che Sharon è pronta a testimoniare e stia a guardarla mentre finisce in una camera gas. Io credo che sia il desiderio di molte persone in questa città. Non succederà, gliela assicuro. Cosa c'entra la morte del suo fidanzato con questa storia? Mi dispiace. Non è obbligata a parlarne se non vuole. No, no, stia tranquillo. Non si scusi. Non era Ted il mio fidanzato che doveva essere sulla macchina, ma io. Durante il mio internato ebbi un paziente di nome Garrett Walker. Lui aveva una vera ossessione per me. Avrei dovuto capirlo. Ma quando assegnai il suo caso ad altri era troppo tardi. Ricevevo delle telefonate, dei fiori nel mio appartamento. C'erano messaggi sotto il tergicristallo. La mia vita diventò un incubo. Me lo trovavo davanti ovunque andassi. Uccise lui il suo fidanzato? Sì. Ma può darsi che volesse uccidere anche me, non lo so. Un giorno prestai a Ted la mia auto e Garrett era sul sedile posteriore. Fece qualcosa. Ted perse il controllo. Andò a schiantarsi e la macchina prese subito fuoco.
Morirono entrambi nell'incendio. Mi dispiace. È ignobile che qualcuno cerchi di ricordarglielo. Sì, è vero. Il procuratore distrettuale Ashmore ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale, al momento, non ci sarebbero novità sul caso Hartley. Per adesso Sharon è ancora ricoverata in ospedale e non è... Deve essere un momento difficile anche per lei. Gli Hartley erano suoi amici, vero? Sì. Ed è stata trovata ottimi amici. In casa sua, dove erano anche i cadaveri dei genitori. Con questa pessima campagna pubblicitaria non sarà facile difendere Sharon. Se loro fossero ancora qui, vorrebbero che facessi tutto il possibile. Come fa lei? Cerca di non sparire. La Wilkins oggi ci sta facendo impazzire. C'è la luna piena. Questa è una notte per i lupi. Ehi, a letto. È ora di dormire. D'accordo, basta così, a letto. Forza, a letto. Muoversi. Ehi là, è ora di fare la nanna. Mark, codice giallo. Sharon! Scusami. Non importa. Allora, cosa sappiamo della madre?